Amici di Teletermini, buonasera. Eccoci al nostro consueto appuntamento con l'emergenza Covid-19. Oggi al microfono abbiamo come al solito, un carissimo amico, Gianni Diprizio, è un parrucchiere per uomo, a Termini Imerese conosciutissimo, ci ha dato la sua immediata disponibilità a questa, chiamiamola così, chiacchierata. Ciao Gianni e grazie per essere intervenuto. Grazie a te, Salvatore, della possibilità che mi stai dando di intervistarmi e così far conoscere un po' a tutti i clienti le nuove disposizioni che dobbiamo ottenere per entrare al salone e potersi servire. Grazie Buonasera a a te, tutti. buonasera ancora. Gianni è un amico, quindi se ci diamo del tu è solo per questo che ci conosciamo da tempo e quindi è Da tanti molto anni. divertente. Gianni carissimo, innanzitutto come hai trascorso questi 2 mesi a casa, forzata, senza il lavoro Ma che è la tua passione da sempre, quello di fare il parrucchiere per uomo? sì, devo dirti che fortunatamente in tutta questa tragedia che c'è stato, io vivo in campagna e quindi mi sono un pochettino qua adoperato nella manutenzione giornaliera della campagna, ho creato l'orto e ho passato molto tempo anche a studiare altre linee moda per la prossima primavera estate, visto che ci troveremo tutti un po' con i capelli un po' azzannati o un po' con i capelli lunghissimi. Quindi dobbiamo riprendere i capelli che avete fatto voi, i vostri familiari, e dovervi chiaramente darvi un look importante per affrontare la stagione estiva. Tu hai avuto modo di parlare con i tuoi colleghi, di Sì, aggiornarti? assolutamente sì. E abbiamo creato un gruppo di colleghi, abbiamo chiacchierato per tutto questo periodo per migliorare la nostra categoria e praticamente non vediamo l'ora di tornare di nuovo al lavoro perché cioè dopo 2 mesi siamo stanchi, abbiamo voglia proprio di rimettervi le mani in testa e parlare, insomma, abbiamo voglia proprio di ricominciare. Come in passato, anche se sarà diverso rispetto al passato. Durante il periodo di emergenza, quando le persone ti chiamavano a casa, dicevano che sarai stato tartassato di telefonate, ecco, quali erano i tuoi consigli che davano le persone? Chiaramente ho inviato a qualcuno un video tutorial per come potersi un attimino acconciare i propri capelli. Chiedevo di accorciarsi le basette, insomma, va, di non fare troppi danni, chiaramente, ma purtroppo qualcuno il danno l'ha fatto e lo rimedieremo assolutamente. Sicuramente quando torneremo tutti al lavoro, metteremo le nostre mani al vostro servizio per recuperare i danni fatti, va. Ecco, Gianni, quali sono adesso le novità? Che novità Sì, avete? si lavorerà sicuramente per appuntamento. Io sto lavorando già, ho preparato una lista di prenotazioni, cioè prenderemo un appuntamento ogni mezz'ora, praticamente è obbligatorio venire con la mascherina e con i guanti, adotteremo tutti i sistemi igienico-sanitari da protocollo, all'ingresso troverete una colonnina con un gel igienizzante e dei guanti. Tutto il salone sarà sterilizzato con gli attrezzi sterilizzati, utilizzeremo dei prodotti a base di alcol, noi saremo già pronti con guanti, mascherine, visiere, qualora ce ne fosse la necessità, gli sterilizzatori attivi, e tutto il necessario per potervi accogliere nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie. Ecco, le regole, alcune regole che tu mi hai mandato e che sto leggendo e che avrei ricevuto parlano anche che non si possono stare né dentro né fuori il locale. Certo, non è più Non si può. un posto di ritrovo purtroppo, Salvatore, non si posso stare, deve venire un cliente per servirsi e purtroppo una volta terminato il servizio deve andare via, perché successivamente ci sarà un altro cliente con un appuntamento e quindi non possiamo più perdere quel tempo importante che per curare anche l'aspetto personale, va. Il rapporto umano, ecco, questo qua Voi quando potete, non lo potremo curare come prima, il rapporto umano, Salvatore. certo, questo per il momento, auguriamoci che poi tutto possa Certo.
Speriamo di tornare quantomeno alla normalità, perché comunque vedi ancora non è chiaro i dispositivi che ci devono dare da protocollo per quante persone potremmo lavorare nel mio salone, perché tu sai benissimo che lavoreremo in 3 persone adesso, con la speranza di ritornare di nuovo tutte e 3, altrimenti ci dobbiamo organizzare diversamente, perché purtroppo noi saloni per uomo non abbiamo locali così grossi da poter distanziare tutte queste persone, quindi ci dobbiamo organizzare nel migliore dei modi, Salvatore. Quindi all'inizio sarà un po' un momento così nuovo, un momento di sofferenza anche da parte nostra, però ci dobbiamo adeguare e ricominciare. Ecco, che tempi vi danno di riapertura? Credo il 18, forse no? No, sicuramente, cioè, leggo tutti i social, i giornali, insomma siamo molto collegati in questo momento, e quindi il 18 a quanto pare è sicuro che riapriremo. E sicuramente nella nostra amata Sicilia torneremo a riaprire i nostri saloni. E, sì, 18. Allora aspettiamo da giovedì o venerdì che l'INAIL ci rilascia il protocollo proprio igienico-sanitario con delle dovute accortezze. Ecco Gianni, per ribadire, le persone dovranno chiamare un numero, nel caso tuo il tuo numero, prenotarsi il taglio o quello che è la barba o tutto. Momentaneamente per le barbe abbiamo un punto interrogativo, Salvatore, non sappiamo in quanti potremmo lavorare infatti nel mio salone, quindi sai il tempo della barba anche per un discorso di sicurezza igienica, in questo momento non vorremmo affrontarlo il fattore barba, quindi procederemo con lo shampoo e taglio. Poi più in là, se ci danno la possibilità di incrementare il personale, automaticamente potremmo ritornare a fare le barbe, ma all'inizio sicuramente non le faremo. Le barbe, ci concentreremo molto sullo shampoo, il taglio e qualche lavoro tecnico da effettuare sui capelli. Certo. Gianni, qual è altro consiglio ti senti di dire ancora per qualche altro giorno alle persone? Hanno sopportato tanto, quindi adesso ci sarà il corri-corri, no? Sì, lo so, ma infatti già da ieri, quando ho mandato questo messaggio, mi hanno un po' tartassato di telefonate e messaggi. Ragazzi, abbiamo resistito 2 mesi, dai, manca pochi giorni, un po' di tolleranza all'inizio, sicuramente non tutti potremmo essere serviti il primo giorno, come molti mi chiedete di essere, spero di accontentarvi tutti, va, magari non il primo giorno, ma i giorni a seguire, tanto abbiamo aspettato 2 mesi, piano piano faremo i capelli a tutti. Gianni, ho dimenticato una cosa, sempre a beneficio di chi ci ascolta, sarete aperti tutto il giorno, tutti i giorni? Allora, questa è una domanda importante. Noi sai benissimo che abbiamo lavorato sempre dal martedì al sabato, perché i nostri orari erano lunghi. Adesso praticamente lavoreremo nel primo mese, spero, per poi tornare di nuovo alla normalità, anche lunedì. Lavoreremo dalle 8 alle 19.30 con orario continuato. E vediamo, perché comunque la richiesta è tanta e quindi dobbiamo adeguarci alla richiesta, come detto. Mi sa che cambieranno pure i tuoi appuntamenti con il pranzo, sicuramente. Sarai costretto. Sì, daremo anche la possibilità a chi magari torna al lavoro e c'è la pausa pranzo e non trova l'orario durante la giornata di accoglierli anche a pausa pranzo, sì. Certo. Gianni, per come sarà secondo te la vita dopo questi 2 mesi davvero brutti che ricorderemo sicuramente per tanti motivi? Ecco, cosa cambierà secondo te, secondo il tuo parere? Cambieranno tante cose, lo sappiamo, ma secondo te in modo particolare che cosa? Dobbiamo abituare a una nuova vita finché non sarà trovato questo benedetto vaccino. Sì, noi non vediamo l'ora sicuramente di ritornare alla vecchia vita, ma intanto a me è mancato tantissimo, ripeto, il rapporto umano con la gente che io ero abituato proprio ad avere con ognuno di voi nel mio salone, a parlare, a chiacchierare, quindi questo qua mi mancherà in un primo... Cioè l'aggregazione, ecco, mi mancherà l'aggregazione con gli altri, purtroppo.
Vediamo. Speriamo che in autunno potremo ritornare quantomeno a ad abbracciarci, Salvatore, perché pure questo, l'abbraccio, la fatidica vasata che comunque era una consuetudine per noi, sinceramente un po' mi manca, va, perché era un momento di affettività che rilasciavamo. Questo. Almeno per i primi tempi sarà diverso, ma poi potrebbe ritornare alla normalità. Speriamo. Va bene, Gianni, abbiamo detto tutto, se tu vuoi aggiungere qualche altra cosa a disposizione. Ok, vi aspetto al salone, chiaramente per appuntamento. Non vedo l'ora di rincontrarvi e stare un po' assieme per quello che ci è consentito. Certo. A presto. Gianni, grazie. Ciao Salvatore, grazie. Grazie. Di Prizio, che è un parrucchiere per uomo termini, che ci ha illustrato un po' le nuove novità per quanto riguarda i parrucchieri, che almeno dal 18 maggio dovrebbero ritornare ad aprire. Grazie Gianni e arrivederci, non a risentirci. Buonasera a tutti, grazie, a presto.